Buongiorno e bentrovati sul canale di ariacentese.com. Parliamo di partecipanza agraria. Il leader di Libertà per Cento, Marco Mattarelli, oggi pomeriggio in un noto locale del centro storico Centese ha indetto una conferenza stampa per parlare dello strano intreccio che c'è in partecipanza agraria di Cento. Appunto, vediamo insieme. Allora, grazie a tutti per questa conferenza stampa veloce, politica, di Libertà per Cento, che rappresenta, ricordo sempre, il 4,2% degli elettori centesi, 550 voti alle ultime amministrative, 100 voti in più dei miei ex amici di Forza Italia, tanto per essere chiari, quindi per dare qualche riferimento numerico. Oggi ho voluto dare questa notizia politica perché è una notizia politica, io credo, rilevante, e cioè abbiamo constatato, documentandolo chiaramente, che in partecipanza agraria c'è uno strano intreccio sulla partecipanza agraria, ovvero il governo Meloni sta con Bonaccini. Voi tutti sapete che c'è stata una lite in partecipanza, cioè c'è stata un gruppo di partecipanti che hanno ricorso contro il commissariamento. Io non entro nel merito del commissariamento perché avranno avuto i loro motivi per commissariare la partecipanza, però noi oggi siamo costretti come Libertà per Cento, quindi come politici locali, anche se non rappresentati in Consiglio Comunale, a constatare che nel tormentato storico ente cittadino vediamo il governo della Premier Meloni nella figura del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali entrare in lite a fianco della Regione Emilia-Romagna sulla opposizione alla nomina del commissario da parte della Giunta regionale. Documentato questo, vi ho mandato adesso per mail ai giornalisti presenti lo stralcio della sentenza depositata che ha dato ragione ai ricorrenti, cioè la Regione, il TAR, scusate, ha dato ragione ai ricorrenti definendo illegittimo il commissariamento. Questa curiosa situazione però è fortemente in contrasto con i proclami del partito di maggioranza relativa che sostiene il governo nazionale. Ancora più stonata poi appare la posizione sopra evidenziata, si è rapportata alla nomina del commissario straordinario per la Regione Emilia-Romagna nella gestione post-alluvione romagnola. Ovvero sia, il governo ha fatto di tutto per non nominare Bonaccini commissario straordinario per l'alluvione, come chiesto anche da noi amici del CVR, come voi sapete bene che il Comitato Verifica e Ricostruzione ha scritto alla Meloni in persona per prendere in considerazione il nostro consiglio per chiedergli di non fare un politico ma un tecnico, evidentemente ci hanno ascoltato, hanno fatto il generale Figliuolo, però in questa lite appare quanto mai strano e curioso che il cognato della Meloni, cioè ovvero il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, sia a conoscenza di una lite giudiziaria fra la regione ed un gruppetto di capisti totalmente sconosciuto, anche se alcuni di questi erano candidati nella lista civica di Toselli, no? Sappiamo tutti. Allora, perché ci chiediamo, il ministro Lollobrigida, che secondo me non sa neanche che esiste la partecipanza, qualcuno l'abbia informato a livello locale, a meno che, ecco, io faccio un ragionamento alla Andreotti, anche se io Andreotti lo consideravo un politico abominevole, e cioè a pensare male si fa peccato, ma a meno che non subentri una logica politica distorta, è vero, del tutto propedeutica ai futuri equilibri politici, provinciali, in cui si prefigura, voi sapete bene, che la rinascita delle vituperate province, cioè qui la legge di riforma della riforma delle province è in prima commissione permanente al Senato, a Commissione Permanente degli Affari Costituzionali, il cui presidente è il senatore Balboni. Allora, il senatore Balboni, io lo definisco il padrone ormai assoluto del centrodestra ferrarese, e quello è colui che a Cento, a mio avviso politicamente, non ne ha azzeccata una,
è colui che con me personalmente mi ha anche attaccato pubblicamente recentemente su alcuni media locali. Non ha una partita ancora aperta derivante dalle plurime sconfitte alle elezioni amministrative della destra. Ricordo quando candidò nel 2011 ancora Paolo Fava, quando appoggiò e fece appoggiare tutto il centrodestra a Toselli. Io dico, vedremo cosa succederà. Intanto allo Stato sono stati pagati decine di migliaia di euro di parcelle dallo Stato e quindi da tutti noi. Perciò questo modo di far politica, io non lo so se questo retroscena che io ipotizzo sia quello che avverrà. Io constato che il governo Meloni sta con Bonaccini nella lite contro degli sconosciuti capisti. Fine della conferenza stampa. E con questo è tutto, grazie a tutti voi della cortese attenzione, rimanete sempre collegati con noi, seguiteci sul canale YouTube, mi raccomando iscrivetevi e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nostre novità. Grazie ancora, un buon proseguimento di giornata.